Raga, bentornati, bentornati qui sul canale. Mi piace, commento e iscrivetevi. Iscrivetevi al canale perché è molto importante e attivate la campanellina. Molti di coloro che guardano i miei video non sono iscritti al canale, quindi road to 3000 iscritti. Arriviamoci entro inizio campionato. Raga, calciomercato e non vi do soltanto un nome, bensì due che sono praticamente ufficiali. Uno sì, e non è quello che pensano tutti, l'altro è la trattativa è ben avviata. Ma prima, ascoltatemi un attimo. Lo so che sicuramente almeno una volta nella vita avete scommesso, lo so, magari anch'io. E magari anche qualche volta avete anche preso, ma quella ragazzi si chiama fortuna. Io quest'oggi, l'ho già fatto in un video precedente, ve ne ho già parlato, quest'oggi vi devo raccontare e vi devo far scoprire un metodo sicuro al 100% matematico per guadagnare soldi. Non è gioco d'azzardo, non c'entrano le scommesse, ma è un metodo che si chiama match betting per guadagnare con i bonus di benvenuto, monetizzando i bonus di benvenuto dei vari siti di scommesse. Ripeto, non c'entra il gioco d'azzardo, non sono scommesse qui, è matematico, lo fai e incassi i soldi. E i soldi vi fanno schifo? A me no. Infatti da qualche settimana lo sto facendo anch'io. E quest'oggi, grazie alla collaborazione con i ragazzi di Match Betting, scusatemi, dell'Academy, Match Betting Academy, ok, vi regalo il corso per iniziare a monetizzare con i bonus di benvenuto dei siti di scommessa. Il link è qui sotto in descrizione. È facilissimo, il corso è gratuito e già con quello potete iniziare a mettervi, a imparare il metodo, che è la cosa più importante, e mettervi in tasca centinaia, migliaia di euro ogni mese, ma quello sta a voi impegnarvi il più possibile. Ripeto, il corso è gratuito e velocissimo, non perdete tantissimo tempo per farlo, fatelo, link in descrizione, primo link, e il corso, ripeto, vi spiega come guadagnare matematicamente e scoprire il magico mondo del match betting. Ripeto, non c'entra il gioco d'azzardo, non c'entra nulla, non sono scommesse. Questo è un metodo 100% matematico per guadagnare monetizzando i vari bonus di benvenuto dei siti di scommessa. Mi sono già ripetuto fin troppo. Link in descrizione e fidatevi di me, non ve ne pentirete. Ed eccoci qui ragazzi, è il momento di parlare della cosa che vi importa di più. Oltre al link che dovete cliccare per fare il corso gratuito, in descrizione troverete anche tutti i miei social e, molto importante, il link del canale, del server Telegram, dove vi annuncio i miei colpi di mercato quando so qualcosa. Lo so che è uscita una notizia molto particolare. Si parla di Vasic, il talento, classe 2002 del Padova. E qui c'è la sciarpetta del Padova. Non so se si vede, dovrebbe vedersi, sciarpetta del Padova, per del mio fratello padovano. E ragazzi, sarebbe un gran colpo, perché arriverebbe un giovane classe 2002 che benissimo ha fatto. A me sti cavoli, sti cazzi di quanto lo paghiamo, perché i soldi non sono miei, e che bello poter pagare un giovane e rubarlo alla concorrenza di varie squadre, di società importanti, non solo di Serie B, ma anche di Serie A. Addirittura si parla anche di Feyenoord ed è uscito anche il nome del Fenerbahce. Il Barcellona lo vuole Vasic? Volete Vasic? No, perché a quanto pare lo abbiamo preso noi. Ma non è questo il giocatore di cui voglio parlare in questo momento, perché è vero che nel titolo scriverò due colpi di mercato, ma ragazzi, a parte Vasic, di cui ve ne parlerò quando avrò la certezza che arriverà, ma il giocatore è veramente molto vicino, vi do la mia percentuale, 90%, dovrebbe arrivare tipo, dovrebbe fare la fine di Azzi per non arrivare, e purtroppo la cosa può capitare, bensì, quello che tutti pensano che non arrivi più. Ragazzi, avremo un bunker lì dietro, avremo poi il pallone rotondo, il campo sarà il campo a parlare, quello che volete, ma avremo un bunker in difesa, perché la nostra difesa è stata completamente rinforzata. Perché oltre a Lucioni, di cui è arrivata l'ufficialità, di cui ve ne avevo già parlato, ho fatto il video ieri che vi invito a recuperare se non avete ancora visto, dove ve lo ripresento, dove diamo il benvenuto a Fabio Lucioni,
Ragazzi, Ceccaroni diventerà un nuovo giocatore del Palermo. Lo so che sono uscite qualche, che è uscita qualche notizia, che si è infilata la Samp, bla bla, ma da quello che so io, Ceccaroni, il classe 95 se non sbaglio, esatto, classe 95 controllato, diventerà un nostro nuovo giocatore. E Lucioni e Ceccaroni insieme in una difesa che dovrà giocarsi il prossimo campionato di Serie B, io ce li vedo molto bene. Al giocatore dovrebbe essere proposto un triennale, biennale o triennale, penso triennale, non un quadriennale, addirittura Vasic, ragazzi, poi me ne riparlerò sicuramente, ma hanno proposto un quinquennale per un classe 2002, quanto sto eiaculando arcobaleni. A Ceccaroni, ragazzi, verrà offerto, proposto un triennale. Io da quello che so il giocatore è ancora in vacanza, quindi non può firmare il contratto, aspetteranno che torni nelle vacanze, ma la risposta definitiva arriverà sicuramente a breve. Quindi Ceccaroni diventerà un nostro nuovo difensore, giocatore che ha giocato in Serie A, che quest'anno è andato in prestito a Lecce, ex capitano del Venezia con cui ha fatto benissimo, non ha una carriera vastissima, cioè ha giocato in poche squadre, tra virgolette, ma comunque si è sempre fatto rispettare. Anche lui ex Padova, ma ripeto, è l'ex capitano del Venezia, che anche in A aveva già fatto vedere grandi cose. Ha presenze in Under 20, ha presenze in Under 19, è un giocatore che va ad alzare il livello tecnico e fisico della nostra difesa. Dovrebbe essere alto anche lui, intorno a 1,90 m. Un mastino italiano, conosce la categoria, leadership, perché dopo che arriva un giocatore che ha sempre fatto il capitano e il vice capitano, cioè Lucioni, arriva un altro giocatore che ha fatto anche il capitano anche lui. Ragazzi, a noi sta gente cazzuta ci serve come il pane. Ripeto, so che non è uscita nessuna notizia ufficiale, so che magari potrebbe saltare, ma io sono sicuro al 99,99%, poi nel calcio può succedere tutto, soprattutto dal giorno d'oggi, anzi. Ragazzi, Pietro Ceccaroni diventerà il compagno di merenda di Fabio Lucioni. E io sono molto contento che sia arrivato un altro giocatore di livello per rinforzare la nostra retroguardia. Oltre Lucioni, Ceccaroni e il terzo dovrebbe essere il talento ex ancora del Padova, Vasic, classe 2002. Ma di lui, ragazzi, ve ne parlerò nel prossimo video, perché al 99%, anche lui farà parte della nostra scuderia. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate anche di Ceccaroni e di Vasic. No, vediamo, vi sfido a non parlare di Vasic sotto questo video. Dovete parlarmi di Ceccaroni. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se secondo voi alla fine arriverà. Perché non è soltanto una sensazione, manca veramente poco. Cifre, cartellini intorno al milione. Giocatore che è andato in prestito a Lecce, che torna al Venezia, intorno al milione, un difensore importante, importantissimo per la categoria. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se lo conoscevate, via commenti qui sotto, io vi ringrazio, sempre Forza Palermo. E ragazzi, quest'estate, io ve lo dico qua, e ve l'ho detto già in un video dove dicevo che il Palermo è l'unica società con i soldi veri. Quest'estate, ragazzoni miei, ci divertiremo. E il bello deve ancora venire.